L'economia molisana è in ripresa, lo certifica il rapporto Banca Italia presentato a Isernia, ma non mancano le criticità. Nicolas Leone. Una regione in ripresa per alcuni settori su livelli quasi paragonabili a quelli del 2019, con segnali di crescita della fiducia da parte di famiglie e imprese. È il quadro con molte luci che emerge dal rapporto sull'economia del Molise preparato dalla Banca d'Italia e presentato nella prefettura di Isernia. Segnali di ripresa che già erano emersi sul fine dello scorso anno si sono andati corroborando nel corso dell'anno, questo grazie soprattutto all'avvio della campagna vaccinazione. Ma tra le molte zone di chiaro non mancano le ombre. Da un lato vanno bene la spesa per consumi e investimenti, le esportazioni, il fatturato delle imprese, con alcuni settori come quello delle costruzioni particolarmente in risalto. Tra le spine va però annoverato il fatto che le assunzioni di lavoratori dipendenti sono ancora lontane rispetto a quelle del 2019. E resta elevato l'aiuto della mano pubblica sotto forma di ammortizzatori sociali e bonus fiscali. Sullo sfondo resta la grande opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci sono ingenti fondi destinati per aumentare il livello di digitalizzazione che in regione si mostra ancora su livelli contenuti, come emergeva da alcune nostre analisi che avevamo svolto nel rapporto pubblicato a giugno di quest'anno. Ecco, questa è un'occasione da non perdere. Una chance su cui ha insistito anche la prefetta di Isernia, Gabriella Faramondi, che ha ricordato come produzione e sviluppo economico debbano andare sempre di pari passo con la legalità e la crescita sociale. Se sappiamo affrontare questo periodo utilizzando al meglio tutte le risorse che sono state messe in campo dall'Europa e anche dal nostro paese attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, credo che questi segnali chiari che si evincono dal rapporto potranno avere un carattere duraturo e di stabilizzazione e potremo veramente dire di aver offerto un'opportunità, di aver consegnato un'economia e anche una società, perché il tema non è solo l'economia, ma anche una società coesa e quindi vista nella sua integrità alle nuove generazioni.